tutte le nostre attività sono fatte in casa. Non dipendiamo da aziende esterne e dunque siamo autonomi. Questa autonomia ci dà la possibilità di decidere in fretta e di poter correre con i nostri mezzi. Siamo riusciti a costruire un'azienda orientata alla ricerca e allo sviluppo. I nostri responsabili operativi sono anche responsabili di alcuni programmi di ricerca. Per questo, in Blu, abbiamo tutti 2 o 3 incarichi. La Blu è un'azienda di ingegneria. È nata nel 93 con 4 soci dopo l'ennesima crisi dell'auto. Questa azienda privata, fatta di 4 soci tecnici, ingegneri, noti nel settore, ha avuto il suo successo dal 93 ad oggi. Siamo più di 250 persone. Ci troviamo a Torino come sede madre, diciamo, Pistoia, Napoli, Saint-Étienne, Parigi in Francia, Turchia, Giordania e Iran, e abbiamo una joint venture in India. Noi abbiamo, diciamo, 3 filoni fondamentali, ma che non rappresentano il 100% del fatturato aziendale. Automotive, quindi auto, aerospace, quindi aeronautica e spazio, e railway, quindi ferroviario. Ma poi abbiamo un settore che è la ricerca, dove rappresenta più o meno il 10-15% del fatturato aziendale. La Blu, da quando è nata ad oggi, ha sempre partecipato a tutti i progetti di ricerca nel settore trasporto, sia essi finanziati dalla Comunità Europea che dalla Regione che dal Ministero di Ricerca Scientifica Italiano. Grazie a questi progetti di ricerca abbiamo sempre accresciuto sempre di più il bagaglio di tutti i collaboratori, tutti i colleghi che sono all'interno dell'azienda. Qual è il sistema che abbiamo cercato di fare negli anni? Noi abbiamo dei centri di competenza che può rappresentare il 35-40% del personale dentro l'azienda, cioè sono suddivisi per settore e questi settori, ognuno di loro fa solo quel lavoro lì. Poi c'è un gruppo di persone che può essere rappresentato dal 40-50% dove è mobile, cioè dove ha una competenza trasversale. Quindi abbiamo un gruppo di colleghi che sono trasversali a tutte le attività, dove c'è la massa di lavoro vengono spostati, e questo ha fatto sì che la nostra azienda sia molto flessibile e in più abbiamo dei centri di competenza molto elevati a livello italiano e mondiale. Oggi lavoriamo in Medio Oriente, lavoriamo in Asia, lavoriamo in Africa, lavoriamo in Europa, e questo fa sì che dal 2008 ad oggi, dove c'è stata una crisi mondiale, siamo stati una delle poche aziende che hanno assunto in Piemonte, che ha accresciuto il suo potenziale, il suo numero di clienti e il numero anche di dipendenti che sono all'interno della società. L'azienda di ingegneria ha un grosso vantaggio di non avere una grossa fabbrica da poter spostare i pezzi, perché sposta le idee. E grazie a questo primo punto abbiamo deciso, assieme a dei nostri partner italiani in produzione, di dire: anziché esportare componenti dove la Cina li può fare a minor costo, io esporto la tecnologia. Progetto un prodotto che costa meno, che possa essere facilmente producibile in parte nei paesi d'origine. Quindi i paesi d'origine, sono essi medio orientali, africani o asiatici, hanno un tornaconto dei posti di lavoro, di manodopera. Ma la tecnologia viene venduta a quella italiana. Neanche 8 mesi fa è stato consegnato il primo tram a Bursa, nella città di Bursa in Turchia, e sempre progettato dalla nostra azienda. E abbiamo partecipato in un progetto di aereo senza pilota come cluster, quindi con un gruppo di aziende piemontesi che ha fatto il primo aereo senza pilota in Europa per usi civili, quindi per la protezione civile. Cioè questo aereo lo mandi dove c'è un incendio, dove c'è un traffico, dove c'è un incidente stradale, e controlla cosa è avvenuto e mandano i mezzi necessari a risolvere questo problema. Questo per me si chiama innovazione, questo per me vuol dire guardare il mondo con un occhio diverso per far sì che sia a servizio di tutti.
Cosa ci sarà mai di tanto difficile a stampare un pezzettino di plastica? Il ragazzo la guardò con aria di sfida. Provaci un po' tu. Il difficile è soddisfare un cliente che quel pezzo lì se lo fa già fare da un'altra ditta, magari in Germania, però poi viene da noi perché ha sentito dire che altri si servono da noi e vuole vedere la differenza. E tu devi studiare e vedere se quel pezzo si può fare con un altro tecnopolimero, scusa, voi la chiamate plastica, che magari pesa un po' meno e però ha la stessa resistenza. Allora, l'azienda viene fondata da mio padre esattamente 40 anni fa, occupandosi di macchine per ufficio, perché appunto mio padre era un fuoriuscito dall'Olivetti. Dopo 25 anni di carriera in questa grande azienda, dove si era occupato prevalentemente di formazione, decide di mettere su la piccola boita, come si chiama dalle nostre parti, inizia appunto a realizzare componenti inizialmente in lamiera, perché ai tempi le macchine per ufficio erano prevalentemente in acciaio. Pian pianino appunto questa evoluzione delle macchine passa dal metallo alla plastica e di conseguenza noi ci adeguiamo a quello che è la nuova situazione. Quindi cominciamo a muovere i primi passi nella plastica pochi anni dopo, quindi intorno alla fine degli anni 70 e chiaramente in maniera molto molto soft, quindi occupandoci di prototipia inizialmente e non di produzioni. Chiaramente col passare del tempo le esigenze cominciano a mutare proprio da parte di Olivetti, perché la plastica prende veramente piede e quindi anche noi incominciamo a realizzare le prime produzioni in serie. Diciamo che poi, come tutti sappiamo, circa una ventina di anni fa l'Olivetti comincia ad avere i primi scricchioli e noi, essendo molto vicini, percepiamo che è ora di cambiare aria e cominciamo ad orientarci su mercati diversi quali l'elettrodomestico, il medicale e un pochino di automotive. Negli ultimi 15 anni l'automotive invece comincia a crescere sempre di più, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove l'automotive ha surclassato tutte quelle che erano le altre attività precedenti e oggi possiamo dire di essere praticamente al 90% dedicati a questo settore. La ricerca è sempre in atto per cercare di ridurre il peso dei componenti, soprattutto nell'auto, perché ogni chilo che ci portiamo appresso aumenta il consumo. Oggigiorno le auto stanno subendo un'evoluzione in termini proprio di concetto. Le auto ibride non sono più una fantasia, ma sono una realtà che si possono acquistare nel mercato. L'auto elettrica è un futuro, ecco, che in tanti stanno cercando di capire ed affrontare. In questa visione la riduzione peso e il mantenimento delle funzioni sono, diciamo, uno dei must da dover seguire. In questo termine i polimeri possono dare una risposta. Abbiamo cercato di ricavarci una nicchia che è quella appunto dei componenti tecnici di precisione. Per essere più preciso direi componenti che molto spesso erano o sono realizzati in metallo, cerchiamo di, chiaramente insieme ai nostri clienti, di trasformarli in materiale termoplastico. Questa nicchia ci ha dato negli ultimi anni notevoli soddisfazioni, proprio perché non è così semplice ottenere, come dicevo prima, particolari che prima venivano realizzati in metallo, spesso e volentieri con delle seconde rilavorazioni, quindi anche con dei costi sicuramente più importanti, e ottenerli in materiale termoplastico direttamente da stampo. Questo l'ho detto in maniera molto semplice, ma in realtà, diciamo, nasconde un po' tutto quello che è oggi il nostro know-how. Noi riusciamo a fare tutto questo perché con il tempo abbiamo investito molto sia in persone che in tecnologia, anche perché proprio i nostri clienti negli ultimi anni hanno subito una notevole trasformazione che potremmo riassumere in questo senso, cioè mentre fino a una ventina di anni fa le aziende erano molto verticalizzate, proprio a seguito di questa spinta continua alla globalizzazione, i nostri clienti, che sono le multinazionali che fanno sistema nell'auto, hanno dovuto in pochi anni essere molto capillari in giro per il mondo, quindi seguire i car makers, e proprio per questo hanno dovuto ridurre di molto le loro strutture. Praticamente il nostro cliente tipo è un cliente che ha all'interno l'R&D, l'ufficio tecnico e l'assemblaggio, diciamo le linee di assemblaggio. Quindi viene da sé che il tecnico che si trova sia l'R&D o l'ufficio tecnico, scendendo in produzione, non ha la possibilità di poter vedere
diverse tecnologie, perché tutte queste tecnologie ormai, proprio per quello che dicevo prima, sono demandate in outsourcing all'esterno. Quindi noi dovremmo riuscire a dare la percezione ai nostri clienti che siamo in grado di dare loro tutte quelle tecnologie, quel know-how che loro non hanno più all'interno. Sicuramente non potremmo tirarci indietro a quello che è un discorso di internazionalizzazione, proprio perché il fatto stesso che i nostri clienti hanno dovuto spostarsi vicino ai loro clienti, di conseguenza stanno chiedendo anche noi di cominciare a fare delle analisi per poterci avvicinare in questi paesi che sicuramente stanno diventando i mercati importanti del pianeta. Noi abbiamo già al momento un'azienda in Tunisia. In parallelo, proprio nelle ultime settimane, abbiamo in corso un'analisi per partire con un'attività in Cina, perché appunto è una richiesta che ormai è diventata sempre più incessante da parte dei nostri clienti, e quindi dovremo dare una risposta anche in questo senso. Ci siamo dati come obiettivo di far partire appunto questa nuova avventura entro l'anno in corso. Anche lì chiaramente partiremo con una produzione come abbiamo fatto in Tunisia, ma con l'obiettivo magari in un secondo tempo di realizzare anche le attrezzature, cosa che oggi per quanto riguarda il sito tunisino vengono fornite dal sito qui Italia.